Sotto il sole ritrovato d'inizio maggio, sopra quello che è oggi il torbido Siri, Valsini ha vissuto una giornata annunciata come particolare, l'arrivo dalla Francia di Catherine Jean de Morat, discendenti del ramo francese di Giovanni Michele Morra, padre della poetessa Isabella. La visita ha segnato il ritorno simbolico dopo ben cinque secoli di Giovanni Michele Morra che abbandonò in fretta il suo castello dopo la sconfitta militare della Francia con la speranza di potervi fare ritorno, una speranza che si rivelò vana per lui e per i suoi discendenti. Le emozioni erano molto più forti di quelle che avrei mai potuto immaginare. È stata proprio una carica storica di emozioni della mia famiglia. E dopo tanti secoli abbiamo finalmente riabilitato. Aperto un contatto con la parte francese della famiglia Morra, dalla quale speriamo di avere anche la possibilità di esportare in un certo senso questa conoscenza nella loro patria, perché resta, eh, i Morra in Francia hanno avuto un grande successo e crediamo che sia giusto far conoscere anche Isabella. La sua famiglia conosceva l'importanza che Isabella Morra ha in Italia, in Basilicata, a Valsini in particolare, tutto quello che rappresenta da un punto di vista storico e culturale qui per noi? Mon, mon père avait fait beaucoup de recherches sur Isabella. Mio padre aveva fatto tante ricerche su Isabella, quindi sapevo che, sapevo che lei era eh, conosciuta, però pensavo che era una cosa più locale, invece ho scoperto che è una cosa più nazionale e anche internazionale. Ci sono stati dei, degli scambi prima comunque, quindi si era già creato un legame prima. Chiaramente adesso con l'accoglienza molto calorosa che c'è stata, loro sperano di tornare, ma anche di ricevere magari Vincenzo con, eh, con la moglie anche in Francia e proseguire questo rapporto. Sindaco, come si suol dire, oggi sarà una giornata particolare per il comune di Valsini e per la grande, leggendaria, meravigliosa storia di Isabella Morra? Beh certo, è un momento particolare per la storia di Isabella Morra che da anni, eh, che grazie ai molti studiosi di Valsini e, e al proprietario del castello, perché come sappiamo il castello è privato della famiglia Rinaldi, è stata molto rivalutata Isabella Morra e ha dato lustro al nostro, al nostro paese e alla nostra comunità. Quindi è un momento molto importante per eh, tutti i cittadini valsinnesi, accogliere i discendenti de della famiglia Morra e un ritorno al passato che ci dà sicuramente lusso per il futuro.